manca la posizione. Ma c'è il BM, c'è fregato, sta da lontanissimo. Ministro, ministro, una domanda? Ministro, come sta vivendo questi giorni di continui attacchi nei suoi confronti? Molto bene, l'ho ripetuto anche gli altri giorni, credo che il problema non sia mio, ma qualcuno che manifesta il disagio, per cui io sono un'istituzione e devo cercare di ascoltare e di dare degli strumenti e delle soluzioni a questo. Per quanto mi riguarda non ho un problema, c'è qualcun altro che sta manifestando il problema e quindi abbiamo l'obbligo e il dovere di poter ascoltarlo. Ha detto che è preoccupata per la sua famiglia però. Ma io direi che la mia famiglia la tengo fuori dal mio percorso politico e quindi questa è molto. Ma dopo tutti questi attacchi, ministro, non ha mai pensato di rinunciare? Neanche un secondo. Un'ora fa la Lega Nord qui in Consiglio Comunale a Cantù ha votato contro la sospensione del Consiglio per consentire questo incontro con lei. Colgo l'occasione che c'è anche il sindaco, cosa ne pensate? In un paese libero e ciascuno vota come ritiene più opportuno, però come ha visto la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale ha votato a favore. Però la Lega non perde occasione. Vi posso rispondere citando cosa mi ha detto la mia mamma, quando canturina di quelle proprio doc, come lo sono io, quando gli ho detto mamma però questa cosa è proprio una cosa brutta che sta accadendo, mi ha risposto in dialetto, lo capite tutti in dialetto, no? Le minga è una roba brutta, le pesce, è una vergogna. Questo è il commento che i canturini, quelli che a me piacciono, la mia città dà a questi atteggiamenti. Lei nota una differenza tra la base leghista che ancora una volta su Facebook l'ha attaccata in questi giorni qui proprio qui a Cantù e invece la dirigenza leghista in un qualche modo nota dei segni di cambiamento? Ma io faccio solo una constatazione, credo che ci sia ancora un percorso lungo da fare e non mi riferisco a un partito, mi riferisco al periodo delicato che stiamo vivendo di cambiamento culturale, quindi per quanto mi riguarda anche il mio passaggio oggi in comune, io sono un'istituzione e che passa giustamente a salutare l'istituzione e questo è il mio diritto e il mio dovere per quello che riguarda il cambiamento e quello che riguarda anche tutte le provocazioni e gli insulti. Ma penso che ognuno di noi ha un modo di reagire, di poter far capire anche il proprio disagio e ognuno di noi ha un suo modo di poter reagire e purtroppo io non ci posso fare niente, ma in quanto istituzione sì, in quanto istituzione lo devo accompagnare con un percorso di cambiamento culturale, con degli strumenti che devo mettere a disposizione e dell'istituzione e della base, ma anche da un punto di vista della comunicazione e della convivenza. Questo è quanto quello che posso fare. Domani presenterà il suo piano di azione, di cosa si tratta? Sì, è un inizio di un percorso per l'elaborazione di un piano triennale. Questo percorso è un percorso che coinvolgerà le associazioni, parte delle associazioni, della società civile per andare poi a coinvolgere le istituzioni, gli enti locali e sarà un piano interministeriale. È un piano che è stato promosso dal mio ministero in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità, avvalendosi anche delle competenze dell'UNA. L'UNA in questo momento, in questi anni, si è occupata di tutte le questioni che riguardano discriminazione, perché l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione. Noi ci avvaleremo delle competenze dell'UNA per appunto elaborare questo piano. Da un punto di vista legislativo, cercare di rafforzare e far utilizzare
gli strumenti che abbiamo a disposizione a livello nazionale e a livello internazionale. Da un punto di vista di cambiamento culturale ci saranno delle sezioni per lo sport, la scuola, politiche abitative e tanti altri temi dove ci saranno dei workshop e dopo questi workshop cercheremo di portare avanti appunto questi cambiamenti che saranno anche di formazione, educazione e formazione. Va bene, grazie. Grazie.